boh, qual è la decima edizione del nostro corso Digital Update. È la prima che facciamo a Udine, in Friuli Venezia Giulia. È un corso di 2 giorni in cui cerchiamo di dare le basi di quello che è impostare una buona presenza sul digitale e soprattutto crearsi una strategia partendo dalle persone, dai propri obiettivi e mettendo insieme i vari strumenti e canali del digitale con più consapevolezza di quello che vogliamo fare. Sì, è una cosa che dedichiamo specificatamente alle PMI, quindi alle piccole e medie aziende, a un tessuto economico che in questo momento è spesso in difficoltà e che attraverso il digitale, non dico che venga sia la sua ancora di salvezza, ma è spesso un modo per vedere altre realtà, per uscire dal microcosmo che si sono creati e anche per le persone che ci lavorano cominciare a pensare in un'ottica più allargata, più globalizzata e naturalmente anche utilizzare proprio nel concreto modalità e marketing e comunicazione assolutamente differenti da quelle che erano abituate a usare fino a questo momento. Ma per noi lavorare sul digitale vuol dire stimolare le aziende e i professionisti a pensare in termini di innovazione e di esplorazione. Se c'è un vantaggio che il digitale ha rispetto a tecniche tradizionali è che consente, va bene, innanzitutto di esplorare un'enorme vastità di opportunità che prima non c'erano, poi di misurare i risultati di quello che facciamo e poi di cambiare, provare, sperimentare e anche sbagliare velocemente, imparare dai propri errori. E questa è una cosa su cui noi insistiamo tantissimo, dobbiamo essere aperti e lavorare in modalità agile, imparare a sperimentare e a leggere i risultati di quello che facciamo per capire qual è la direzione giusta da intraprendere. Sì, una delle cose che diciamo sempre è che attraverso l'ascolto della rete possiamo davvero venire a conoscenza di tutta l'innovazione che esiste sul mercato, al mondo, no? Quindi aprire davvero la mente delle piccole e medie aziende per capire che ci sono nuove modalità di utilizzo dei prodotti, nuove modalità di utilizzo delle loro competenze che possono essere sfruttate per i bisogni attuali dei mercati e non solo quelli che c'erano 10 anni fa. Questo avviene in modo trasparente attraverso l'utilizzo dei social media e del digitale in senso lato. Oggi nessuno può più permettersi di lavorare come negli anni 50 e 60 dove bastava fare qualcosa per vendere per guadagnare. Oggi bisogna avere comunque sempre le antenne drizzate per capire i segnali e per sintonizzarsi con quelle che sono le richieste implicite o esplicite che ci arrivano dai nostri mercati potenziali. Sì, iniziare a pensare a un'innovazione che sia anche partecipata in rete, cioè l'innovazione non avviene più solo dall'interno dell'azienda ma anche spesso da input che arrivano dall'esterno, se non proprio da delle competenze che sono all'esterno che le aziende possono andare a toccare e a utilizzare senza internalizzarle magari con persone che vivono dall'altra parte dell'Europa o del mondo. Anche questo è fare rete e usare la rete bene. Certo.